Ci risiamo, il Nerossi di Vicenza riavvolge il nastro e torna ad essere quello guidato dal precedente allenatore, troppo lezioso, poco spirito di sacrificio, medesima voglia di mettere in campo il proprio tasso tecnico per conquistare la vittoria. Al Mocca Gatta di Alessandria, alla Juventus NG, non fa nemmeno il minimo sforzo per conquistare i tre punti, tanto che due gol arrivano con un solo tiro in porta. Il pareggio invece è nato da un rigore per fallo di mano in area commesso da Pasini. Determinazione e grinta sono rimasti a Vicenza e il tecnico Modesto ha molto su cui meditare, perché la sconfitta rimediata nella 24esima giornata del girone A di Serie G riecheggia molti campanelli d'allarme già ampiamente descritti dopo la sconfitta di Lecco. La Juventus NG è arrivata a questa sfida con un ruolino di marcia tutt'altro che esaltante. L'ultima vittoria risaliva al 4 dicembre e solo questo basterebbe per capire la qualità dell'avversario affrontato dal Vicenza. Purtroppo però succede che se va in campo convinto di aver già vinto, divori almeno 6 occasioni da gol nitide e trovi comunque il vantaggio ma non lo difendi. Rischi di prendere l'imbarcata proprio come è successo domenica. Il centrocampo formato da Greco, Ronaldo, Cavione e Valietti ha iniziato a barcollare subito dopo il gol del vantaggio, lasciando ampie praterie agli avversari che hanno spinto in continuazione senza trovare opposizione.